Il primo ministro slovacco Igor Matovic ha annunciato domenica che intende dimettersi dopo essere stato duramente criticato per la gestione della crisi sanitaria. Matovic è nell'occhio del ciclone per aver acquistato 200.000 dosi di vaccino russo Sputnik in autonomia da Bruxelles e all'insaputa dei membri del governo che presiede. Non chiederemo alcuna condizione, vogliamo rimuovere tutti gli ostacoli in modo che la coalizione possa unirsi. Matovic ha affermato di voler rimanere al governo come ministro delle finanze e ha auspicato che l'attuale ministro delle finanze, Eduard Heger, possa assumere il suo ruolo di premier. Accetto questa sfida e l'apprezzo molto. Con il sostegno del partito Lano e del partito politico siamo una famiglia. Vado a un incontro con la presidenza del Partito per il Popolo per chiedere il loro sostegno. Subito dopo questa conferenza stampa chiederò a Richard Sulik di incontrare i rappresentanti del partito SAS e chiederò anche il loro sostegno. La ricerca di un ampio sostegno per il nuovo premier è dunque cominciata. Dopo il caso Sputnik, secondo un sondaggio del 21 marzo, oltre l'80% degli slovacchi aveva chiesto le dimissioni di Matovic.